Siamo pronti per partire per una nuova puntata, microfoni accesi, pronti, l'ospite c'è, l'avrete vista sui social, l'avrete vista nella locandina. L'ospite oggi è una girl. Vi dico solo questo, ma tanto già lo sapete. Dai, perché siete che sempre sui social a curiosare. O siamo nella settimana del Festival di Sanremo, Merkel? Lo stai vedendo il festival? Sì, vabbè, figurati. Però non ne parliamo, perché adesso ci concentriamo dai. Sul nostro, sull'oggi. Il nostro Sanremo. Dirige l'orchestra Marco Cozzi, dalla macchina dei suoni, dal mixer alla console. Andiamo con la sigla. Canta Feb the Dreamer, la sigla. Racco dei dreamer a casa, pagano troppo se rime sul palco. Frequenza giusta con SP30, in ogni disco, ogni balera. Illuminiamo di vita la sera, unisciti a noi, qui c'è aria di festa. Only good vibes, with us tonight, this is our time, celebrity glide. Se tu ti vuoi divertire con noi, come? Play, ascolta fino all'estasi. All'estasi. Con Ricky, Rocco e Merca a caso. We are the best. The best. Alza le tue mani in aria dentro. Sulle mani? C'è, c'è. DJ Radio Show. Oh oh oh. Oh oh. Now let's go dance until the morning. Oh oh oh. C'è Ricky J Radio Show. Oh oh oh. Oh oh. Grande Fabio. Let's go dance until the morning. Eccoli, pronti, buonasera, buongiorno, non so a che ora state ascoltando il podcast, buonanotte, a qualsiasi orario ci possono ascoltare, quello Comincia. È il bello del podcast, buon pranzo, buona cena, oh sento una voce femminile, chi è questa fanciulla che è con noi giunta qui nel nostro studio taverna al microfono blu? Allora, tra pochi istanti ve la presento. Tra l'altro anche con le cuffie blu, tutto in tono. E tu hai pantaloni blu, gli occhiali azzurri, tutto sulle tende. Oh, che outfit! Sembra quasi un influencer. Allora, io sono Ricky Rocco Voice. Con me, come sempre, la parte tecnica e la voce anche. Lui dice Marco Cosa Botto DJ personale. Ricky J trattino basso radio show trattino basso party su Instagram, follow, seguiteci. Vedrete il backstage nelle stories. Siamo emozionati come sempre quando abbiamo degli ospiti così di livello. Che te ridi? Vabbè, si può ridere, la risata di TikTok c'è qua. Si può ridere. È già stata con noi la quarta puntata e oggi è tornata. Tra l'altro su Ricky J Radio Show TV. A volte tornano, a volte canale tornano. YouTube, trovate anche il videino della scorsa settimana, della scorsa volta. Oggi non c'è il video ufficiale, però vedrete comunque. Se girate in dietro, non c'è. Cercava la webcam, non c'è. Però comunque ci saranno degli estratti video che vedrete sui social. Sui social. E benvenuti quindi a Sara J. Jones. Buonasera, buon tutto. Ben trovata Sara. Grazie. Giunta qui nello studio taverna. Eccoci. Tutto un pandan, come dicevamo. Siamo ritornati, insomma, sono blu come tutto. Tutto blu, va, hai visto le pareti di blu, on air blu, vai, alla grande, come Radio SP30. Come stai innanzitutto? Molto, molto bene, tu? Io sto bene, sto benissimo quando siamo qui in radio. Lui lo vedo che sto bene. Merck è bello attivo, è carico. Fuori onda abbiamo chiacchierato un po', abbiamo fatto un po' il punto della situation. Oh yes. Progetto nuovo, è uscito il mio singolo. L'avevamo annunciato già che sarebbe uscito dopo le feste gennaio. È così, siamo di parola. Ufficialmente è uscito il 21 gennaio. Bravo. Quindi ricordato la data. Sì, mi è messo segnato tutto. Studio. Ce l'ha segnato sulla mano, Certo. Poi vi leggo la mano, faccio la fattucchiera con le fatture. Sì, dopo ti spiego. Chiedo la fattura. Appoggio così metto la zampa sullo sgabello come fanno i conduttori quelli dei talk, capito? Allora, Sara, il nuovo singolo, tra poco ce lo presenti, ha un titolo
cattura molto l'attenzione, perché non è il solito titolo che uno si aspetta, che ne so, di una canzone, che ne so. No. L'amore all'improvviso, l'ho inventato adesso, in questo momento. Anzi, è Waterproof. Waterproof, il titolo. Lo sentiremo esatto. prestissimo, tra pochi istanti. Ma prima partiamo dalla tua bio, okay. che tra l'altro trovate sul tuo canale Spotify. O Spotify, come dicono i giochi. Sono andato su Spotify, ho sentito il pezzo di Selfie che spacca. Spotify. Ho sentito uno così, non ero arrivato che era Spotify. Allora, la bio la trovate su Spotify, oltre che naturalmente a streamare il tuo singolo. Sara Libranti è il tuo vero nome? Sara Libranti, sì, questo è il mio nome normale. Ok, in arte Sara J. Jones, milanese, classe 1994, oh, sì. cantante, giusto. Content creator, influencer e imprenditrice. Esatto. Capelli rossi, lo vediamo. Energia esplosiva, e la vediamo. Sorriso inconfondibile, e lo vediamo. Muove i primi passi nel mondo della musica sin dalla tenera età, partecipando a molti concorsi canori. Da lì si parte. La gavetta, tutto quanto, lo studio, studio. Esploratrice per nascita, studia musical e tecniche teatrali e danza. Anche, quindi sì, ti piace anche ballare la danza. Sì. Ha calcato palchi piccoli e grandi, dal Teatro Nazionale di Napoli al Memo Restaurant nella capitale della moda. Ciao, posso uscire? La porta è là. Bellissimo, siete mai stati al Memo Restaurant? No, però raccontaci un po' com'è. È uno spettacolo quel locale, è un locale jazz. Oh, siamo tra Memo e Blue Note. Tipo Blue Note, infatti. Esatto, bello. Sì, uno stile così. Sì. Noi siamo stati al locale di chi? Sì, ti ricordi? Singer. Bravo. Comunque, sempre. Anche lo Zombie Blu. Sì, che era in quello vecchio stile. Zombie Blu. Nel 2015 esce con il suo primo progetto, The Queen of the Night, traccia con cui muove i primi passi verso la scrittura. Esatto. Perché sei anche autrice, cantautrice dei tuoi brani. Nel 2016 esce il suo primo EP Eterno sotto etichetta discografica. Nel 2017, nonostante la prospettiva di interessanti collaborazioni, lascia la sua etichetta a causa di divergenze lavorative. Ne consegue un periodo di battaglie legali che la portano ad una presa di coscienza e ad una crescita personale ed artistica. Esatto, sotto potete sentire una delle canzoni dell'EP Eterno, si chiama Tutte le canzoni, si trova anche su YouTube. Certo. E a causa appunto di queste divergenze, purtroppo, insomma, o per fortuna, chi lo sa? Chissà il futuro. Tendo sempre comunque a pensare in positivo. A vedere le cose dal lato giusto, dal lato diciamo bello. Che da questa cosa negativa ho tirato fuori il meglio, cioè ho messo tanti anni per lavorare su di me. Però sono arrivata a un punto consapevole di dove sono e di dove sto partendo. Sono oltre 17 anni che fai musica. Esattamente. Sono tanti. Quindi dentro di te ci sono tutte le canzoni pronte per uscire. Non si può dire niente qua. Il progetto parte da Waterproof, che tra poco sentiamo. Esatto, per adesso parliamo precisamente di Waterproof, poi dopo ne parleremo meglio. Yes, allora, con un grosso seguito sulle piattaforme social, decide di rimettersi in gioco con la pubblicazione d'artista indipendente. Anche questo è un passaggio importante. Sì. È una scelta importante. Questo singolo, appunto, Waterproof, scritto a quattro mani con Marco Conte e prodotto da Andrea Cataldo. Esatto. Hai Phaser Studio. Phaser Studio. Yes. Bene. Loro sono il mio team. Il tuo team di lavoro. Bravi, li salutiamo. Ciao ragazzuoli. Raga, suona la canzone, Sì, suona la canzone. Detto tra produttori, suona. In cuffia ti avvolge. Bella la canzone. Suona bene. Quindi questo progetto penso sia emozionante. Sì, arrivare... è emozionante perché per me Waterproof è un po' la rinascita. Quindi si riparte da qui per andare oltre. Bene. Quindi è un bel punto. Io ho una cosa. Da quanto è in cantiere questo brano? Da un anno e mezzo, due. Eccolo lì. Ok. No, beh, curiosità. Ma mia. È nato prima il testo, poi la musica. No, sono nati entrambi insieme. È un progetto che abbiamo fatto insieme questa volta. Perché per ogni brano, diciamo che ognuno ha il suo.
ognuno ha il suo lato creativo. A volte c'è più la musica, altre volte c'è prima il testo. Okay. La struttura magari che è complicata. Esatto, certo. Esatto. O magari non ti piace un synth, magari non ti piace uno strumento. Puoi modificare sempre. Un giro. Penso che comunque la cosa più importante del singolo, secondo me, è che oltre a essere di rinascita, è che molte persone possono immedesimarsi nel testo. Nel testo, vabbè, questo, che sì, perché rimane. Sì, perché è divertente ma tagliente nei punti giusti. Quindi Ho notato. No, perché faceva Eros Ramazzotti un esercizio per scrivere le canzoni facendo con l'inglese inventato. Questo è l'inizio. Da lì è poi uno dei tanti metodi di scrittura, per quanto ne posso capire. Sì. Bene, allora facciamo una cosa. Adesso lo sentiamo. Va bene. Waterproof. Primo passaggio a Radio CP30, esatto. Ricky J Radio Show. E poi ne parliamo bene ancora nel dettaglio. Assolutamente. Ok. Sarah J. Jones, Radio CP30, Ricky J Radio Show, Waterproof. Eccolo. Cuore impermeabile, meteo imprevedibile. Telefono che squilla, metto l'invisibile. Le storie per una più sensibile. Cascate del Niagara, resiste il mio mascara. Visualizzo, chiudo il silenzio del Sahara. Se ti do buca tutto easy, non andare impara. Lui mi porta in discoteca, io mi annoio. Lui voglia di far niente, sto sul filo del rasoio. Mi racconta i suoi problemi, ho pieno il serbatoio. Ma poi c'è lui, lo vedo dal balcone con il Levi's blu petrolio. Lavo le mie lacrime ma sono waterproof. Ho le onde del mare se esco nel mio roof. Sono tutti uguali, lo sai bene pure tu. Portami da bere, sono la tua moon. Trasformo la paura che mi hai passato tu. Trasporto la rubrica nel baule del mio SUV. Non sono ciò che vedi, questo groove, portami da bere, sono la tua moon. Sono la tua moon in fondo al mar come Ariel, un taxi verso centrale, è in cover tequila e sale, tra non richiamare, le lancette scorrono ma il watch è waterproof, volo alle 18, sono qui col trolley blu, B&B su corso Sempione, notte, luce di un lampione, prendere o lasciare uguale, mi puoi anche non richiamare, chi ti vuole veramente ti viene a cercare. Lui mi porta in discoteca, io mi annoio. Lui voglia di far niente, sto sul filo del rasoio. Lui mi racconta i suoi problemi, ho pieno il serbatoio. Ma poi c'è lui, lo vedo dal balcone con il Levi's blu. Lavo le mie lacrime ma sono waterproof. Ho le onde del mare se esco nel mio roof. Sono tutti uguali, lo sai bene pure tu. Portami da bere, sono la tua moon. Trasformo la paura che mi hai passato tu. Trasporto la rubrica nel baule del mio SUV. Non sono ciò che vedi, puoi sentirlo questo groove. Portami da bere, sono la tua moon. E allora l'abbiamo sentito. Eccola. Finalmente ce l'abbiamo fatta. È uscito, dai. È uscito. Già il 21 di gennaio. Lo trovate sulle piattaforme digitali. Su tutte le piattaforme digitali. Streamatelo, bello, compratelo. Lechizzato. Soprattutto supportiamo la buona musica fatta con tanto talento. Compriamo i dischi, gli artisti. Streamiamoli. Gli artisti, soprattutto italiani. Italiani, giovani, freschi, emergenti, che spaccano e ci fanno divertire ed emozionare. Quindi supportiamo la buona musica. Questo singolo. Condividere le cose, secondo me, è la cosa principale. Quindi supportarsi a vicenda è fondamentale. Sì, è fondamentale tutto ciò, perché altrimenti ci sono i social, ci sono tante piattaforme, tanti metodi, però poi anche il passaparola. Le cose che valgono, secondo me, sono quelle da condividere. Se una cosa vale, ovviamente. Io la penso certo così. Ma Sara, tu sì che vales! Tu sì che vales! Tu sì che vales.
Tosichiva. Allora, no, perché lei, sapete, spesso va anche in TV, non a Tosichiva, no, no, vi porto no, fuori strada, no, no. Però anche in un programma Mediaset, esatto, tra un po', esatto. Perché io sai che con la televisione c'è un punto debole. A marzo. Ma che indizio possiamo dare? La rete, il canale 5. Canale 5. Dai, raga, dai. Sì, vabbè, abbiamo detto tutto. Non è il TG5, no. Non è il TG5. No. Meno male non è successo niente. Verissimo. Verissimo. Bene. Bene. Poi potrebbe essere anche l'isola dei famosi, Potrebbe essere l'isola dei famosi, perché aspetta, con waterproof sarai famosissimo. Ma io sono resistente all'acqua, waterproof. Waterproof. Allora, parliamo un attimo del titolo. Perché tu resisti all'acqua, ma resisti anche alle intemperie della vita? Bravo! Bravo, applausi! E allora, bravo. Vabbè, allora prendetemi all'Eurovision Song Contest come conduttore. Diciamo che la prima cosa che mi è venuta in mente è che io ormai mi faccio scivolare le cose addosso, quindi sono resistente a tutte le cose. Sono successe tante idrofoba. Cose negative, però in questo momento stiamo parlando un po' più di amore, cioè diciamo è amore, la verità. Ok, sono tutte, diciamo, le mie infinite esperienze andate male, per non dire altro. È lì che parti dall'amore, allora, per scrivere. No, adesso base, no, dico su questa canzone sì. Ok. Il trucco non ci hai pensato neanche un istante, dal waterproof del trucco, sì, del, certo, del make-up. Sì, make-up. Dice. E la discoteca? La discoteca? Che citi? Perché lui mi porta in discoteca e io mi annoio, quindi insomma. Però sono tanti lui. Se mettiamo i dischi noi, Merck e io, ti annoieresti comunque. Sì, si annoia. Sì, sì. Ti rompi le balle. Ma ti rompi le balle in discoteca? Sì, un po' sì. Dopo 2 ore mi sono già annoiata. Quindi sei più da concerto, da live, da pub. Mi piace anche pizzeria. Andare nei locali, in un locale normale. Ok, cioè, questo. Che c'è la musica invece alta, sì, però basta, cioè ballare, se vado per ballare, sì, ormai le discoteche. Balli reggaeton come tutte, certo, le ragazze. Figurati. Ma facciamo una cosa, aspetta, vediamo se ci dai. Rispondi, ma farai per caso mai un singolo reggaetoneggiante? O mumbaton? Non lo dice, no. Io provavo a cercare la risposta. Sai quando uno vuole sapere le cose dico. In anteprima, ma non le saprà mai. No, no. Non lo saprai. Vabbè, però... comunque sono sonorità che ti piacciono. Sì, 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 sì. È uno okay. dei miei generi preferiti. Ai, ai, ai. Sì. Quindi la collaborazione con gli autori, con i tuoi tecnici del suono, come funziona? Cioè voi arrivate in studio, avete il brano già finito, avete delle tracce? No, lo creiamo noi il brano. Ok. Lo creiamo da zero, dalla parte autore. Produttori, parte produttori. Di chi? Sono produttori. Sì, ma io lo devo far spiegare al pubblico. Certo, giusto. Bravo, giusto. Bravo. Allora, le cose tecniche non tutte le sanno. Io e Marco Conte che siamo ai testi in questo caso, perché si è aggiunto nell'ultimo periodo. Siamo diventati in tre nel team. Prima eravamo solo io e Andrea, che è il mio produttore. Uh-huh. E niente, creiamo, ci mettiamo lì e creiamo ore e ore in studio. Infatti ti volevo dire quante ore passate, parecchio tempo. Tante ore, ma sono infinite. Cioè, non è che puoi stare lì 4 ore e poi basta. Cioè. Però ci mettiamo comunque il giusto, ti dico la verità. Il tempo necessario che ci vuole per arrivare al prodotto finale. Sì, però sì, io sì. so che gli artisti poi non sono mai contenti fino in fondo. Vogliono sempre. Beh, quello sì, la precisione classico. Ci deve essere. Però nello stesso tempo sono molto chiara. Cioè, quelle idee sono molto chiara. Quindi parto già là. Ok, vai dritto al punto. Sì, se devo scrivere di una cosa, so di cosa devo scrivere. Perché per me è un'esigenza. Cioè, andare in studio per me è un'esigenza. Quindi perché io devo parlare di qualcosa, altrimenti è inutile andare. Stai a casa e dici non vado, non no, lascio perdere. No, posso scrivere anche a casa. Quindi se devo comporre musica è diverso. E scrivi sempre in italiano o scrivi anche in inglese? Sì, 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 so scrivere anche in inglese, però mi sto concentrando più sull'italiano. Certo, ecco. La tua lingua madre è l'italiano. Sì. Poi anche il romano. Il romano. Faccia la cadenza. Ma adesso siamo in radio. Ah dai, fagiolini, dai. Non ci hai fatto neanche un fagiolini per gli amici. C'è ancora letto. Fagiolini. Dai, facci un fagiolino. Fagiolini, ascoltate, mi raccomando, Waterproof qui su Radio SP30. Cioè, non potete mancare. Adesso tutti gli altri programmi di Radio SP30 passeranno il brano. Passeranno il brano, chiaramente. Chiaramente, perché noi parliamo con Paolo Sala e passerà salutiamo Paolo.
Allora, va bene, adesso facciamo una cosa. Dopo c'è anche Ricky J Radio Show. Questo è Paolo Sala che ci ha mandato il vocalino. Adesso facciamo una cosa, mettiamo un disco e poi continuiamo a chiacchierare con Sara, che c'ha un po' di cose da dirci ancora. Certo, e c'è anche la challenge box. E poi parliamo anche di televisione. Poi parliamo di influencer. Poi parliamo di content creator. Va bene? Va bene, parliamo di tutto. Disco Merck, disco, che andiamo, disco dai. Ci metti? Mengoni, Madame. Oh sì. Differenza sottile tra il fare e il dire. Sai che c'è di mezzo un mare e ci puoi morire. Ho tracciato un confine, sono solo linee. Ho camminato mille strade per non farmi scoprire. In questo piccolo spazio, in una piazza così grande, la mia vita mi sorprende, mi riempie di domande. E tu non hai risposte, ma sorridi al momento giusto, da farmi incazzare e poi da niente ridere di gusto. Mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarò senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Meglio qualcosa per cui soffrire che niente per cui vivere. Meglio qualcosa che non puoi capire che qualcosa che puoi solo dire. Dirò che amarti è facile, impossibile. La tua vita è un'area inagibile. Io posso entrare solamente però, però. Se tu non ti dai limiti e smetti di decidere al posto di lasciarti andare, dirmi solo di no. Di no, se dirmi solo di no. Di no. Se io non mi do limiti e non ho mai deciso di chiudere una porta con te, perché so che cosa, cosa, e so che tu mi fiderò delle tue labbra che parlano, che sembrano un mantra e non ascolto nemmeno. Mi fiderò delle tue mani la notte che mi portano in posti che non conoscevo. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Mi fiderò senza temere niente. Fiderò perché mi tieni al sicuro in un giorno qualunque, un'ora prima del buio. Mi fiderò perché non è una promessa e nessuno dei due ha mai detto lo giuro. Mi fiderò del tuo coraggio più del mio, quando per paura l'ho nascosto pure a Dio. Mi fiderò ma non sarà senza riserve, temere di amare o amare senza temere niente. Che suono, Marco Mengoni! Mamma mia, proprio avvolgente, grande. Tra l'altro anche lui un artista che ha spaccato da X Factor a musica a italiana è cambiata, eh? Sì, molto cambiata, sì, rispetto a sì, 10 anni fa è cambiata un sacco. Vabbè. Suoni più no? prodotti. Beh, però gli anni passano, quindi ovviamente le tendenze cambiano. Assolutamente. Sì. Tendenza soprattutto. Una no? cosa infatti anche che le durate dei brani sono più corte. Cioè non sono più 4 minuti, 5 minuti, ma 2:50. No, perché le persone adesso si annoiano, hanno bisogno di musica. Sì. Soglia d'attenzione. Sì, sì, hanno bisogno di musica. Quindi facendo anche le playlist su Spotify, per esempio, veloce. Esatto. Pom, 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 pom. Ah, raga, scusate, io ho creato una playlist su Spotify. Vai, fai la si chiama Inda Club. Inda Club. Inda Club. Bella. Va bene, andremo a seguirli. Vai, tutti i pezzi più suonati nelle mie serate. No. Spolliciate, seguite, spolliciate. Date il vostro commento. Scusate ancora. Ah, io lo dico, spolliciate alla boomer, è un po' boomer. Giusto un pochettino. Allora, Sara è anche content creator, cioè crea contenuti per le piattaforme, per i social. Yes. E questa collaborazione tipo col Bicocca Village. Sono l'influencer del Bicocca Village. Brava, hai detto giusto. E allora, diciamole le cose come stanno.
Ormai è come se fossi a casa là, praticamente. Vado. Ok, mostri sui social, insomma, quello che succede là, le eventi, le... Esatto, sì sì, io tutte le cose che succedono al Bicocca Village io sto là, quindi ci sono. Ci sei tu, è fratello. Ma molte persone sono venute l'ultima volta, l'ultimo evento che abbiamo fatto a dicembre, sono venute un sacco di persone. Sono venute, gli è uscito, sono venute. Questo è naturale. È naturale, oh. Quindi grande, grande. Quindi principalmente Bicocca Village, poi anche altre collaborazioni, sì, 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 per sui social. Sì. Quindi il mestiere dell'influencer è sempre bel fa parte mestiere. Sempre di te. Sì. Diciamo che siamo ci stiamo concentrando più sulla musica. 90% che... musica. Sì. Vado la percentuale. È il giochino delle percentuali che faccio con Marco, una cosa tra me e lui, che lui odia. Vabbè, tutto, poi c'è gli outfit, cioè io faccio un sacco di cose, quindi beh, vogliamo parlare degli outfit. Seguitela su Instagram, top, che tra l'altro ha tolto la H. Ho tolto Instagram. L'H. Attenzione, Sara J. Ho tolto Sara J. Jones senza H perché abbiamo creato il nuovo profilo Spotify e tutto quanto legato appunto a quella storia che dicevamo prima. Alla tua ripartenza, alla tua rinascita. Sì, ok, sì. Sara J. Jones Music su Instagram. E poi Ricky, ci sarà anche il video di Waterproof. Brava, è lì che volevo arrivare. Pronto? Stavamo Gancio. Chiacchierando prima il video. Allora, il video, com'è andata la registrazione? Benissimo, ci siamo divertiti un sacco. Cioè. Eravate, si può dire dove eravate? A Milano, no, eravamo a Milano. Prima c'è cioè una parte in studio, che tanto l'ho messa anche su Instagram, sì. Una parte in studio e dall'altra parte invece eravamo in Corso Sempione, perché bello, ovviamente Corso... Ah, sì, c'è nel testo. Certo. Dice B&B Corso Sempione. Corso Sempione. Viene citato. Bello Corso sì. Sempione. Sì. C'era e lì un videomaker era prodotto. Certo, certo. Poi verrà fuori ovviamente il nome. Uscirà il video ufficiale, tutto quanto prossimamente. Seguite... Sì, sì, seguite la mia pagina, trovate tutto. Ok, la pagina è Sara J. Jones Music, mi raccomando, su Instagram. Perfetto, perfetto, così siamo curiosi di vedere questo video. Abbiamo visto già la copertina dell'album. Certo. Sì, sì, io non dico la cover, dico la copertina. La cover. 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 L'acqua è protagonista. Eh sì, l'acqua è protagonista. Lasciamo stare, per fare quella foto non allora, mi ricordo come l'ho messa. La foto, eri in una spa? No. Racconta un allora, attimo della foto. Il video, il video, quello trailer. Sì. Quello era in una spa. Il video trailer esatto, sui social era in una spa. Esattamente. Invece, immersa nell'acqua. La copertina ero in uno studio e okay. C'era una persona che mi spruzzava tutta l'acqua. L'acqua, con lo spruzzino. Bello. Okay. Che in realtà non era acqua ma gel. Quindi no. Ah, per uscire l'effetto quello... lucido, quello. Bello. Non vi dico come ero messa. Fine perché è meglio. Andate a vedere la foto della copertina, così, ridere così streamate il singolo con i tuoi capelli rossi tutto appiccicata con l'acqua non di waterproof. No, ma no. Chi no? No. E poi ma perché ridete? Perché ridete? Perché ridete? Allora, quindi l'esperienza del video pazzesca. In TV hai fatto diverse esperienze, sei stata da poco anche su Rai 2. Rai 2. Con il tuo papi, con il tuo papi, hai giocato con lui. Com'è andata l'esperienza? Bene. Siete divertiti. Tra l'altro abbiamo vinto un dizionario e i calzini con la faccia di Magalli. Ah, tanta roba. Soprattutto Magalli. Magalli. Presidente dovevano farlo, Magalli, dai. Magari lui doveva essere. Doveva essere lui, non quello che hanno eletto. Ma doveva essere lui, Magalli. Magalli. Vabbè, questa qua vado. Questa qua la scartiamo. Scartala, Ricky, scartala. Poi diverse partecipazioni anche a GoTV. Sì. Poi sì, GoTV. Game of Games. Sempre due Game of Games con la Simona Ventura. Con la Simona Ventura. Ok, d'accordo. Ok, va bene, d'accordo. È l'avventura uscita male questa. La versione craccata dell'avventura. E anche Guess My Age, sì, su TV8. Su TV8. Oseca! Quando c'era Papi. Papi. Però, sì. Era meglio quando c'era Papi, era meglio. Più bravo. Ah sì, dai, non dirlo. Perché c'era Mosseca. No, vabbè, Papi, siamo cresciuti tutti con Papi. Mm. Bene, quindi com'è la TV, il mondo dorato della televisione? Eh,
bello tosto, eh? Bello tosto. Bello tosto, ma divertente. Tutto quello che c'è dietro. Tempistiche. Sempre lavori, tempistiche, questo. Cioè, come le registrazioni dei video, ci vuole tempo, però comunque. Quante ore ci hai messo a fare il videoclip? Una giornata intera? Una giornata intera. La mattina sera. Poi make up, trucco, parrucco. Yes. Tutto quello che ci vuole. Tra l'altro, avevo nella prima parte del video le treccine, quelle a 4. Ok. E quindi sono molto. Lì ci vuole un po', perché ho giusto due capelli. Giusto, proprio giusto, due. Giusto. Una massa di capelli. Oh, sti capelli. Rossa come Noemi. Rossa come Noemi. Sì, come sì, Noemi. Più o meno, sì. Sì, perché mi è venuto in mente l'accento romano. E lei era. Che romano, lei era romano, romana, no? Quindi lei subito ho romano. Visualizzato la Noemi. Bene, facciamo una cosa adesso. Dimmi. Prima di sentire un dischettino di Merck, facciamo un vai, giro vai. Di scatola di Challenge vai, Box. Vai, vai. Poi pronta. Disco, poi un altro giro di scatola, poi di G7. Vai, ok, andiamo, vai. Prendo la scatola. Ho paura. Challenge Box. L'abbiamo preparato da settembre questo jingle. Da settembre. Vabbè, che c'è dentro? Facci vedere. Bigliettini e una palla. Vabbè, una palla. Vai. Chi oggi non c'è oggi. Ha preso la palla. No, la palla la facciamo. Dai, facciamola subito, dai, facciamola, vai. No, che c'è casca. Un bigliettino o la palla, fai. Vabbè, tu. Ormai bigliettino. Ho preso questo. Basta di. La sfera. Di no, sfera. No. No, cos'è? Leggi. Canta una canzone napoletana. Allora, no. Vi spieghiamo. Una scatola, ci sono bigliettini dentro. Ci sono delle challenge, delle sfide, cose che Sara deve fare. Ha aperto il bigliettino e canta una canzone napoletana. Perché la radio non si capiva. Come vuoi? Sì, a cappella. A cappella. Va bene, arrivo, prendo il testo. Quale fai? Intanto che prende il testo. Va. Andiamo avanti, io te andiamo. Intanto avanti. Che prende il testo, apro un altro, prendo un altro bigliettino. Lo facciamo io e Merck. Io vai. Sono pronta se vuoi. Sei pronta, vai, già pronta. Già pronta, attenzione. Vai, vai, vai. No, no, ma la Rai ne ha. Guarda, ci va una pipa, Rai. Vai, va. Vai. Faccio un pezzettone. Vai, sì. Uno, due, tre, vai. I so pazz. E voglio essere chi vogli. Uscite fuori da casa mia. I so pazz. Oh, il popolo che mi aspetta, scusate, vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare perché so pazzo. Io so pazzo. Ed oggi voglio parlare. Io ti ho fatto il video, bravissima! Brava! Non c'è la macchinetta. Hai saltato il pezzo. Noi. È uno scassato, gatto. È perché forse di oggi voglio parlare. Quella parte dopo. Quello devi dirlo. Ho fatto apposta per fare la gag. La gag. Bravo, bravo. Vai, un altro bigliettino. Poi disco Merck. Disco poi facciamo dopo. La sfera dopo. La sfera di cristallo. Sfera del drago. Bella quella. Intanto Madonna, mezz'ora che siamo in onda, eh. Allora, esercizi di recitazione. Interpreta questa frase di seguito in tre modi: drammatico, ridendo, arrabbiato. Bello. Okay. Allora, drammatico. Andiamo, dai. Vai, vai con la frase. Motore partito. Via. Chuck, azione. Sono ospite in radio. Adesso metto le cuffie e parlo al microfono. Bene, questa era drammatica. Questa era drammatica. Sembrava che hai mangiato pesante. No, scherzo. Sarà venuta. Vabbè, rossa. No, cos'era? Poi. No, no. Poi ridendo, vabbè, questo stiamo già a ridere. Sono ospite in radio. E questa è ridendo. Adesso metto le cuffie e parlo al microfono. Ok. L'ultima era? Arrabbiata. Ricky, sono ospite in radio. Adesso metto le cuffie e parlo al microfono. Hai capito o no? No, ma scusa. No, ha funzionato. Sono arrabbiata. Arrabbiata viene bene. Parecchio. Aiuto. Piace. Allora, piace. Mettete un bel piace al disco che Merck adesso ci fa sentire. Invece una sua produzione per il discorso di supportare il talento. DJ Marco a caso fit DJ Stecca. Il pezzo che nuovo oggi. Che è uscito oggi. Pochi giorni fa nel momento della registrazione. Like a Bass. È il titolo del disco. Eccolo qua, ci farà siamo ballare pronti sicuramente. Per sentirlo. Thank you.
tocca a me disannunciare. Like a Bass, Fit, DJ Stack, DJ Marco a caso. La troviamo? Bella. Ovunque si trova, ovunque. Su tutte le piattaforme. Spotify, dai, su Spotify. Era agitato dai. Nel dirlo, era agitato. Emozionato perché dirlo. Il suo vabbè, disco, shit, dai. Uno dei suoi singoli nuovi. Con queste sonorità, come le definiamo, Merck? Clubbeggianti, come dico io. Clubbeggianti, però molto... elettroniche? No, no. Molto underground. Underground. Cioè, sì. Più non è il mio stile che faccio sì, di solito. Sì, rispetto al solito, perché sì. Perché io sono più danzereccio, diciamo. Certo. Su Ate House. Questo è più sofisticato. Questo è un po' più sofisticato, sì. Giusto. Poi quest'anno abbiamo tanti... è da club questo. Sì, è da sì. Club, sì, da sì, club. Sì. Comunque, cioè, certo. Se poi ci metti magari sotto un cantato, è ancora meglio. Certo. Certo, quello ci fai sta sempre. Fai magari un remix con un cantato. Assolutamente, con ecco, un'altra versione. La tua voce si può prestare a un certo. Pezzo house, ma club? Che domande. È una domanda che retorica. Mi spacco la testa. È proprio il timbro, il timbro vocale no, che ci sta da Dio, no? Assolutamente. Ci sta benissimo. Allora, volevo fare un po' di saluti. Voglio salutare Sara, non tu ma un'altra Sara, che ci segue sempre da Spotify. Ciao Sara, Mary, poi saluto Noemi, Monica, Noe, Camilla, fedelissima che scrive sempre. Chi sono? Anna e Matteo. Un po' di saluti che avevo promesso e li abbiamo detto. Salutiamoli. Ok, saluti. Ciao a Toch. Un abbraccio. Bello. Un abbraccio. Allora, abbiamo un'altra sfera qua magica della nostra box. Apri la sfera, Sara, apri la sfera. Apri la sfera. Sfera e basta. Sfera e basta. Eccola, sfera e basta. Vado, io sto aprendo la sfera. Vai, c'è frattempo. Un bigliettino con dentro delle cose da fare, vediamo, da dire, da fare, non so. Oh, Madonna. Allora, partire dall'alto. Allora, okay. Fatto o non fatto? Il gioco okay, è questo, fatto dire, o non fatto? Vi devo dire sì o no, cosa sì. Fatto? Correre sotto la pioggia di notte, fatto. Ok. Fatto. Sono pazza, quindi. Immagino. Allora, cantare a squarciagola in macchina. Beh, se non canto io, che. Se non canta lei. Cantare sul treno, fatto. Fatto. Con la mascherina adesso, mascherina. Uscire di casa in pigiama, direi fatto. Soprattutto fatto. Per spostare la macchina il giovedì sera. Perché puliscono le strade. No, no, perché c'è il mercato. Il ah, c'è il mercato. E la mattina una volta mi è capitato. Hai trovato le cassette. Ma da te da te è un casino arriva. È un casino. Guarda, lei è un casino. Il parcheggio è incredibile. Sì. Non so quella sera lì. L'ho lasciata proprio in mezzo. Hanno costruito tutto il mercato di fianco. Sono arrivata io in pigiama. E mi hanno detto: no, è mio. Una sera ci siamo incontrati io e lei. Un casino. Cioè, io non so come ho trovato parcheggio. Io giravo lì. Non trovo parcheggio. Poi. Dire bugie al lavoro. Fatto o non fatto? Fatto. Sono sincera, beh, dai. Che... Sì. Allora, bigiare a scuola. Sì, però l'ho sempre detto ai miei, in realtà. Sempre detto, ok. Tanto, se ci non sta. Avevo voglia. Anch'io. Basta dirlo. Anch'io facevo così, sì. Ubriacarsi ad una serata tra amici. Vabbè, fatto. Fatto. Io non l'ho fatto. Tutti, almeno una volta nella vita. Ballare fino al mattino, sì, soprattutto se si è al mare. Al mare. Guarda. Fino all'alba. Al mare proprio, basta, starei anche tutto il giorno. Mi ricordo io Cocoricò, fino alle 5 e mezza. Sì, si fa fino all'apertura, alla chiusura. Cocoricò. E poi va al McDonald's. Direttamente al McDonald's. Nella brioche. Il diretto. 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 Com'è che si diceva? Facciamola dritta, facciamo dritta. La dritta. Un po' boomer, adesso non so com'è che dicono i giovani. Non lo so neanche io, ormai siamo vecchi. Ormai siamo vecchi, siamo datati, ma belli. Belli. Come dice il nostro jingle. Beh, siamo belli. E, ok, questo era il gioco, va bene. Adesso c'è il DJ set di Merck. Durante il DJ set magari apriamo ancora un bigliettino. Dai, apriamo il biglietto lo stesso. Ok? Come volete, allora, come te voi qua. Apriamo tutti in pratica. Praticamente tu, no, ma ce n'è tanti. Poi ci sono cose che non si possono fare in fascia protetta. Cioè, no, scherzo. Ehi. È tutto fattibile, però non si sa mai nella vita. Va bene, non pronti. Si sa mai, capito? Adesso c'è il DJ set. Noi rimaniamo con i microfoni accesi. Quindi intanto ci beviamo un drink. Esatto. Noi ci beviamo un drink. È acqua presolana. Lì. Acqua presolana. Sponsor ufficiale. Acqua, non ci pagano un centesimo, però è il nostro gioco, non scherzo. Il codice sconto per l'acqua. Vai, allora fai un annuncio da influencer che tu sei. Su Instagram. Allora, fagiolini, vai. Mi raccomando, acqua presolana. Grande, Ricky. Codice Sara Presolana.
È del 10% perché non ci pagano, quindi. Beh, 10%, appunto, dillo, 10%. Appunto, appunto. Dai, mi rimbocco le maniche che andiamo. Ma cos'è? Ma dove? Dove, dove vai? Ballare. Noi qui si balla. Sì, sì. Si balla! Vai! Musica. David Guetta, Tiesto, Martin Garrix, Bob Sinclair, Benny Benassi, Glitterbox, Defected, Ilario Alicante, Don Diablo, Solardo, Brina Knaus. L'elenco è lungo. I soldi per pagare tutti questi col bonifico non ce li abbiamo. Ma non c'è problema, perché noi abbiamo lui, l'unico, inimitabile. DJ Marco a caso. Ok, let's go! Adesso sì, possiamo partire. Questa è la tua nuova intro, eh? L'amore comincia. Sembra, sembra quella, ma non è. Sembra, ma non è. Ci ho mai pensato. Sembra far l'amore comincia tu. Qualche tuo fagiolino, fagiolina speciale. Ce ne sono tanti, i fagiolini li saluto tutti. Tutti? Tutti, sì, sì, tutti. Ce n'è qualcuno in particolare? No, no, tutti. La tua famiglia, dai, la tua famiglia. Famiglia e saluto le mie amiche più importanti, queste sì. Ok, brava. I fagiolini sono i fan di Sara, eh? Magari non l'avevate capito. Bongo la, bongo cha cha cha. Parlami del Sud America. Canta, canta! Che dicono laggiù, forse fantasie. Waterproof! Cantato del 1959 di Caterina Valenti. Pensa tu. Good Boy ci ha messo le mani. Pensa tu, tu, tu. Bongo cha 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 cha. Bongo la. Bongo cha 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 cha. È lui o non è lui? Certo che lui, come dice Greggio. Alla macchina di suoni DJ Marco a caso. Ce ne suona così su Radio CP30 RJ RS. Disco limone. Eravamo giovani. Giovani. Relax, take your time. Sentilo come mesh up live. Tonight, tonight. Oh.
Fagiolini, siamo nel DJ set, Fagiolini. So naturally, what you receive. Ci sta da Dio, messo insieme. Non ci avrei mai immaginato. La vita, no stress, sempre e comunque. Sempre, sempre. Ma se nelle serate ti rubo il nome Fagiolini, faccio Fagiolini sulle mani. Sì, però voglio la storia. Ah, ok, vabbè. Pensavo la SIAE. Non sai quelle vacanze a Sharm el Sheikh. Camilla che ci segui sempre nel set, balla questa, sposta i divani, sposta i comodini, vai! Anche tu Sara, l'altra Sara, non tu. Abbiamo dei follower anche su Spotify, perché il nostro podcast si può ascoltare anche su Spotify. Ricky J Radio Show, Radio SP30. Ormai Spotify ospita anche i podcast. Tutti i giovedì dalle 22 alle 23, poi quando vuoi. Ehi, Merck! Campanellizza, campanellizza! Oh oh! Oh oh! Oh! Crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. I text my baby on her phone, trying to get her sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, 'cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel this. Mixa DJ Marco a caso. Challenge box intanto, ancora la scatola in mano. Oh yeah. Low low è la produzione del signore dell'ozono, non so se l'avete visto. No,
No, questo mi manca. Il Signore degli Anelli. Il Signore dello Zoo. No, lo Zoo di 105, no. Bellissimo. Bello? Consigli? Ti piace vedere film, serie TV? Tanto, tanto. Mamma, Netflix. Quale preferisci di serie TV? La mia preferita è Vis-a-vis. Vis-a-vis. Anche se ne ho vista una, mamma, adesso mi sfugge il titolo. Comunque mi verrà in mente che è veramente fantastica, sai? Poi la metterai sui tuoi social. Dici, sì, sì, no, è bellissima quella. Promuovila, promuovila. Che proprio, oh, non sono andata neanche in bagno. Cioè, proprio ti ha attaccato lo schermo. Sì, sì. Netflix. Netflix. Io mi devo adoperare ancora. Una miniserie, se non mi sbaglio. Ok. Sì. Quindi ti cattura per poco tempo, per sennò poco. Devi avere anche tempo, sì, per vedere tutto. Puntate, l'ho fatte fino alle 3 di notte. Fatte fuori, boom! In un botto. Drogati di serie TV, io di televisione in generale. Più Merck con le serie TV. La Casa de Papel, Merck. La Casa de Papel. Allora, ce n'è tante. Allora, io ho visto in una volta sola Squid Game, tutto. Ah, bello, l'ho visto, l'ho visto. Partito dal pomeriggio, finito alle 4. Madonna, anche lui. Sì, anche lui si butta nel trip. Quando parti, basta. Non finisce. Un altro. Io invece sono per la TV generalista, capito? La Rai, la Meria, classica. Ogni tanto si. L'ascoltatore. Sì, classico. E ci aiuta. Certo, certo. Nel film c'è il gorilla della canta questa. Ok, me lo immagino, ci sta, me lo immagino, guarda. Io tanta roba. Bello. Every Saturday night on your favorite radio, the party's jumping, yeah, and the vibe feels so strong. Throw your hands in the air, lift your head up high. You know you've got to sing along. Oh, don't you know, pump it up. No, pump it up. Don't you know, pump it up. Hi, so Sarah. Challenge Bus, facciamo un'altra domanda. E chi si dimentica? Porgo la scatola a Sara e estraiamo un altro bigliettino intanto che c'è il set. Vediamo cosa dovrà dire o fare intanto che suona Mac, sempre alla grande. Allora, mi sembra il momento giusto. Vediamo. Improvvisa una poesia in rima. Ok. Ma oh, poesia in rima proprio classica, decantata, però con questa musica. Perfetto, l'atmosfera è giusta. Vabbè, ho tempo per pensarla. Sì, sì, pensaci, pensaci. Tanto Marco ce le suona così. Ce le suona. Yes, santa ragione. Ma se vai su Google non vale, No. Sulle note. Le note, scrive le note. Hey, what's up, what's up? This is Ricky J, Radio Show Gang. Grande Wad da Radio DJ che ci ha salutato. Sapete che facciamo da Robecchetto? Ci trasferiamo tutti. Mi dispiace che mi hai preso per la tua metà. Non ti ho dimostrato amore, ma è così che va. Ti portavo fuori a fino a me più la schifa. Ma eravamo usciti come un push. Ti ho preso dei fiori morti come sempre. Lo so bene che ti piacciono. Ma mi dici cosa c'è. Naturalmente andiamo a... Lo sai che ti amo davvero. Sono un po' giù. Non fai così, ti prego. Ti prego. Vieni, andiamo. Andiamo alla spiega. Negli hotel a 5 star. Senza money ma magari beviamo un po' e ci spostiamo anche per sbaglio. Chissà sta la sera. Poi ci prendono più due sub. Senza money ma magari li facciamo live, ci compriamo un caravaggio. Io sono ancora quello che fuma e non parlo. Tu sei rimasto un'altra volta fuori casa. E ti ho raccolto dalla strada una collana. Spero
io che ti baciavo. Una versione molto spinta del pezzo. Io intanto sto scrivendo, Sì, compone, compone. Lo sai che ti amo davvero, sono qua giù. Non fare così, ti prego, scendi più da dirti. Allora, diciamo bene com'è andata. Com'era questo? Allora, ho rifatto Fisher. Fisher, il suono. Fisher. Poi ho messo, oddio, come si chiama? Non mi ricordo. Il pezzettino, il vocale, quello virale su TikTok, questo qua che sentite. No, come si chiama questo? Te lo ricordi? Io non lo so, in questo istante non mi viene in mente. Comunque scrivetelo, c'è un chat o su Instagram. E che poi Captain, quello francese. Ok, ne è uscito questa versione qua. Allora, uscita. È una roba che ancora... Sì, lavorazione, vabbè, comunque... Sì, è più TikTok che Insta. Molto TikTok. Sì, è anche su TikTok. È anche su TikTok la sala. Ovunque. Hai composta, componendo la poesia, sa. Ma è un poema epico, una cosa. Radio CP30.xyz è il sito ufficiale, da lì tutti i link per ascoltarci, potete ascoltare tutti i podcast, li trovate anche in fila per tre col resto di due, tutti lì. Oltre che su Spotify, Spreaker, TuneIn, Alexa, Google Home, Google Podcast. Anche su YouTube, versione audio. Oh. Sberleggia, sberleggia Merck. Tira le sberle virtuali al cielo. Non ci voglio neanche stare, soltanto stare qua già mi viene l'ansia vedere tutte quante queste cose così. C'è una cosa, questo c'è una forma d'ansia della prima volta. La forma ansia hai fatto il videino. Allora ammetto che la fine della poesia è un po' rap. Va bene. Allora, inverno, vado. Aspetta, vai. Inverno caloroso qui a Radio SP30. Qui l'energia non si è mai spenta. Quando la musica parte diventa tutto petaloso. Porgo questa poesia a chi è geloso. Ho sceso tante scale, ma alla fine risalgo. Vieni a vedere quanto valgo. Bravo. Oh. Aspetta, guarda, Romanticismo. E basta, un applauso. Applauso. Grazie, grazie. Standing ovation. Standing ovation. Come dice Carlo Conti a Telequa. Standing ovation. Oh. Riparte il DJ set dopo questa poesia. Dai, ultime battute che chiudiamo l'ora così. Hey,
spaccano le casse dell'iPhone o del vostro smartphone. Da dove state ascoltando? Ascoltateci anche in macchina, è possibile con le nuove autovetture ascoltare il podcast scaricandolo, ascoltandolo su Spotify, per esempio. Contorno azzurro in after, oh, molto figlia dei fiori, giusto? Può starci? Figlia dei fiori, flower power, colore flower power, ok, let's go. È un colore pastello. Oh tesoro, quanto amo i colori pastello, pazza. Attivate il codice sconto nelle mie stories. Adesso non c'è più swipe up, però. Ve l'hanno tolto lo swipe up. Anche noi poveri abbiamo il link in B, link vari, link vari. Dai, Merket ha suonato per noi DJ Marco a caso. Grazie, grazie, raga. Che allora, dire, oh. Tue sonorità, tue mashup, produzioni di altri, messo insieme Tuscos. Come si dice da queste parti, messo insieme Tuscos. Ti faccio sentire una cosa, senti un po', tutta Sara. Cosa. Riguarda te questo, poi ci salutiamo. Vai. Ma è questo? Sì, sì, questo. Sì, vai, vai, vai. Vuoi andare in onda con la tua voce? Vai su Instagram. Ricky J, trattino basso, radio show, trattino basso, party. Vai nei messaggi e manda un vocale. Canta la sigla. 3, 2, 1. In onda. Ricky J and Radio Show. Oh oh oh. Questa, se non avete capito, è la sigla. Quindi io saluto tanti i miei amici Ricky e Marco. E nulla, io vi saluto, Fagiolini. Direttamente Madonna, da Instagram, direttamente da Instagram. Che marciata che è lui. E beh, il suono era da Instagram. Sei tu, l'hai preso. Tu l'hai fatto. Tu l'hai fatto. Tu l'hai fatto. Questo è il nostro, nostro. Sono io, sono io. Fate anche voi come Sara. Esatto, taggate, registrate la vostra sigla. Cantate la sigla nelle stories, o in direct, in direct, sì, col sì, vocale, e noi lo mandiamo in onda. Era questo il gioco. Era questo il gioco. Fatelo anche voi. Allora, siamo arrivati alla fine, abbiamo sforato l'ora. Ma siamo bellissimi. Siamo fantastici. Ha mixato DJ Marco a caso. Oh. Grazie, raga. Ha condotto Ricky, ma soprattutto come ospite, ospite chi c'era, special guest Sara J. Jones. Follow, grazie mille. La nostra super ospite è tornata a trovarci, a presentare Waterproof, streamatelo su Spotify e acquistate anche la buona grazie musica mille sulle piattaforme digitali. Attenzione, attenzione, Sara tornerà a trovarci con nuovi singoli. Chi lo sa? Assolutamente, chi lo sa? Quale sarà il futuro? Vuoi che faccio tutti gli annunci? Sai, il campanino della spesa, del supermercato. È il G5 partito, ma? Sì. No, no. È finito il programma. È finito, dire che è finito il tempo. È finito. Sforiamo il tastativo. Grazie ancora, Sara. Un abbraccio. Grazie a voi, ragazzi. Alla prossima. Grazie a tutti. Ciao, fate bravi. Ciao, belli. Ciao, ciao, ciao. Ci vediamo il prossimo sera. Si vedete. Ciao.